La Germania fa il muso duro a Putin, ma l'Ucraina la incalza ad andare oltre le parole e accelerare nei fatti. In scena al forum economico di Davos in Svizzera, promesse di Berlino in sofferenza di Kiev alle lentezze tedesche nelle forniture di armi per respingere l'invasione russa. È per questo che sosteniamo l'Ucraina. Si tratta di un supporto strettamente coordinato con i nostri partner e alleati. E siamo d'accordo anche su un punto fondamentale. Non stiamo facendo nulla che coinvolgerebbe la Nato nel conflitto. Ciò significherebbe un confronto diretto tra potenze nucleari. Si tratta piuttosto di chiarire a Putin che non sarà lui a dettarci le condizioni per la pace. L'Ucraina non lo accetterà e noi neanche. Quanto l'Ucraina non accetta sono però anche i ritardi di Berlino nella consegna di blindati e carri armati che aveva promesso a Kiev. Di incomprensione ha parlato il ministro degli esteri Kuleba. Appello invece del sindaco di Kiev Vitaly Klitschko. Nell'interesse di tutti servono decisioni veloci, ha detto. Qui non si tratta di difendere solo il nostro paese e le nostre famiglie, ma di difendere ciascuno di voi. Con Putin non ha senso parlare, ha poi aggiunto, perché le sue scelte dimostrano che non è una persona sensata. È insensato voler scatenare una guerra nel mondo di oggi, così come è insensato voler ricostruire l'impero sovietico. 80 invece i milioni di euro che il sindaco di Kiev stima sarebbero necessari solo per ricostruire la sua città.